ho scoperto che alla Camera dei Deputati per tutta la legislatura ci sono almeno qualcosa come 100 tesserini, si chiamano tesserini rossi, che vengono dati per tutta la legislatura ai lobbisti, i rappresentanti per i rapporti istituzionali delle grandi aziende italiane. E addirittura ho scoperto che Confindustria ha la possibilità di rilasciare a nome suo tesserini per entrare alla Camera dei Deputati. Che cosa ha prodotto questo? Che quando si stava facendo la legge di stabilità alla Camera, fuori la Commissione c'erano più lobbisti che parlamentari dentro la Commissione, e man mano che i parlamentari entravano o uscivano, questi gli scrivevano gli emendamenti e glieli passavano. È successo che noi abbiamo registrato uno di questi lobbisti, trovate l'audio su YouTube, che spiega come aveva fatto cambiare idea al PD sulle pensioni d'oro, facendogli modificare un emendamento e abbassando il limite di tagli alle pensioni d'oro che dovevano stare nella legge di stabilità. Questo è uno degli esempi. Il problema qual è? Il problema è che oggi in questo paese, per una serie di compromessi portati avanti per 20 anni, oggi i partiti non sono liberi. Ci sono parlamentari liberi nei partiti, ma non sono liberi i partiti, perché chi comanda non è libero.